e torna ovviamente a trovarci, perché è un po' la musa di Peppe ormai, Lisa Torrisi. Lisa, un grande piacere sempre averti qui. Buonasera a tutti, sono felicissima di stare qui con voi anche questa sera. Ecco, perché questa volta impostiamo il Di Pre per il sociale sotto forma di domande anche psicologiche a Peppe Fetis. Quindi Lisa, puoi fare le domande che vuoi. Però, come sempre ho detto, non è solo una trasmissione di denunzia o altri aspetti, è anche una trasmissione felice. E quindi lascio a Peppe di introdurre con la sua sigla, con una delle sue celeberrime canzoni, il nuovo appuntamento con lui a Napoli. Datemi i piedi, voglio i piedi, io per i piedi fare di tutto, anche perdere la stima di me stesso. Io sono feticista e vi leccherò i piedi a tutte le ragazze che c'hanno i decolti. Incredibile, straordinario. Oh, il pubblico può anche applaudire se vuole, ma vedo che c'è un po'. Ecco, grazie. Ecco. Allora, grazie al pubblico di Napoli, sempre caloroso. Beppe, Lisa, hai visto che meraviglia? Ma veramente, guarda, lui è meraviglioso e devo dire anche tutti i napoletani qui presenti, certo, che non sono da meno, devo dire. Grazie, perché non è, cioè, giustamente, ecco. Allora Peppe, poi grazie anche, comunque sei sempre molto libero e spontaneo, però volevo chiederti questo. Allora, tu dici giustamente che a te piace leccare i piedi, giusto? È giusto. Che tipo di piedi però? Specifichiamolo. Allora, lo specifico, devono essere ragazze giovani, brenzole, con i piedi chiatti, sporchi, anneriti, con i talloni screpolati, la pianta larga, con i doroni, lo smalto consumato, devono essere puzzolenti e devono portare scarpe décolleté, oppure infradito, sabù, basta che non portano scarpe da ginnastica e stivali, perché in quelle scarpe si forma un altro tipo di odore che non è quello che piace a me. Ah, questo è importante, sì. Ecco, cioè, un attimo, a parte che tu sei uno scienziato... Io sono esperto dei piedi ormai, faccio questo da quando ero piccolo. Cioè, si crea una diversa situazione con le scarpe da ginnastica. Sì, perché nelle scarpe da ginnastica che si portano con i calzini si bagnano, sono umidi. Invece nei décolleté, oppure nelle scarpe, quelle là sabò, è stagionato l'odore, è intenso, è acre, diciamo. E poi si sporcano anche e si fanno più calli sotto, capito? Questo. Ti risulta, Lisa, questo aspetto? Ma sicuramente sì, ha ragione lui. Quindi la scarpa aperta, il décolleté è più incline alla polvere, quindi è più incline, sta più a contatto con il suolo, anche un po' con il sudore, quindi un sudore diverso rispetto alla scarpa chiusa, sì, quello sì. Poi avremo anche il momento della grande... Però... Dimmi pure. A me piacciono anche le calze color carne, quella là fine. Un po' bucate, un po' stracciate. Insomma, ti piace una situazione vissuta, una situazione empirica, giusto? Esatto, di empirismo. Sì, giusto. Allora, Peppe, però quello che voglio ricordare è questo, che tu hai anche una vita sessuale normale, tra virgolette. Sì, non significa che uno che è feticista non fa sesso, uno fa anche sesso normale. Ecco, quante volte fai sesso alla settimana? Vabbè, come capita, in genere, allora io per un periodo di tempo lo facevo una volta alla settimana, perché ho avuto una ragazza in affitto, tenevo una ragazza in affitto che ci dava 170 euro al mese. Ah, in questo senso in affitto, in questo senso. Io le davo 170 euro al mese e facevamo sesso una volta alla settimana. E poi non l'ho fatta venire più, l'ho tenuta per 5 anni, poi le si è scocciate, mi sono scocciato. E non ci siamo. Attualmente hai una ragazza fissa? No, attualmente no. Voglio precisare che questa non era straniera, ma era napoletana. Attualmente non ho nessuna fissa. Vuoi fare un appello al pubblico del Di Pre per il sociale per una ragazza fissa per te? No, veramente sto bene così per il momento. Poi se cambio idea me la cercherò da solo. Adesso sto bene così. Puoi anche non rispondere a questa domanda che voglio farti, Peppe. Se vuoi rispondi, però so che tu non è...
ma da un punto di vista anatomico, da un punto di vista biologico, la tua situazione com'è? Cioè economica? No, da un punto di vista anatomico, cioè come anatomia. Ah. Tu sei, cioè, sei normale o no? No, vabbè, sono ben dotato. Puoi entrare nel dettaglio? Cioè, spiegami meglio perché non riesco a capire. Puoi entrare nel dettaglio, oppure lascio a Lisa la domanda in questo tema. Secondo te cosa volevo dire, Lisa? Io penso che Andrea volesse dire, insomma, come ti districhi normalmente nella tua attività sessuale, no? Quindi sì, se sei ben dotato, la tua durata, il tuo modo di importi a letto, penso, no? Sia e poi e che cosa, Lisa, anche la cosa più immediata? Cioè proprio cioè, a livello di anche di descrizione anatomica proprio. Ah, dici proprio, beh, ha detto già che è ben notato, quindi penso insomma che lo chiediamo che a Pepe. Sia giusto, no? Lo dico questo perché sì, voglio far capire che la tua situazione è normalissima. Cioè, è una cosa normalissima, infatti. Io cioè, riesco a fare anche sesso normale, non è che uno che per via che lecchi i piedi, anche se ci sono anche feticisti che provano piacere soltanto con quello. È vero, sì, io sono fissato per i piedi, però se una donna me la mette davanti, non è che io rifiuto. Se ti mette davanti che cosa? Si mette lei a disposizione, a me piace tutto dalla donna. Ah, ho capito. Sì. Allora, Pepe, bravissimo, questo è importante. Sì. Quindi è una vita sessuale normalissima anche, sì, però giustamente deve sempre esserci il piede. I piedi sono la cosa che mi piacciono di più, però anche il resto non è che lo butto, questo volevo dire. E allora, se, però, siccome siamo in un locale pubblico e ho rispetto del pubblico, se il pubblico che è qui presente, che ovviamente mi autorizza, io lascerei che Pepe Fetish, se qualcuno cioè, potesse procedere con il suo omaggio alla femminilità. Possiamo fare, possiamo procedere o qualcuno si scandalizza? Se qualcuno ha un'obiezione lo dica adesso. Ok, bravi che siete delle idee aperte, vedete qui a Napoli, allora... Però io volevo dire una cosa, un'ultima cosa. Allora, io quando lecco i piedi, cioè, a volte capita che mi eccito e a volte no, dipende dalla situazione, esatto, infatti dipende, cioè, sì. Non possiamo, allora, non riprendiamo il pubblico. Psicologicamente sempre, perché a me il piede piace proprio. Allora, non riprendiamo il pubblico che c'è qui per questione di privacy, ovviamente. Certo. Magari uno può essere lì con l'amante, chissà che succede. Ecco. Però, giustamente, può essere che siccome c'è gente, Peppe non si ecciti. Lo vedremo subito. Lisa, tu se ti fa piacere... fai tu, Lisa, e fate voi, fate Vobis. Volentieri. Io faccio un passo no. indietro. Mi piacerebbe vorrei far mettere quella posizione come avevo detto prima, il fatto che lei si mettesse in piedi. Se è possibile, se no. Sì, no. Sì, sì. Okay. Si può? Sì. Aspetta che. TV Verité è questa di preferi sociali, non ci sono finzioni. È Pepe Fetish live da Napoli, pronto per soddisfare. Pronto per. Per essere se stesso, contro spontaneo, se stesso. Spontaneo. Sono me stesso, sono spontaneo, non nascondo niente. No, non mi vergogno, io qua lo faccio davanti a tutti senza problemi. Benissimo. Io sono libero. Allora, fate pure. Ok, procediamo okay. Allora. Prima quale ho fatto? Quello, adesso quest'altro. Questo qui? Sì. Però devo sempre seguire, ecco, perfetto. Ecco. Siamo con la telecamera. Okay. Ecco, sì, la regia un attimo adesso si muoverà per cogliere ogni attimo. Sì. Arricciola. Ecco, sono secondo me, aspetta solo un secondo sì. Che deve riprendere questo sì. Momento. Cos'è che deve fare? Cos'è che deve fare? Deve arricciare il piede. Deve arricciare. Sì.
come vedete Peppe Fetish è completamente, si identifica completamente, è un momento sacro questo. Se vuoi puoi anche commentare ogni tanto, Peppe, su quello che provi. A me non piace parlare quando lo faccio. Vabbè, questa ragione. Infatti, però sapete, la TV vuole il commento, allora parlerò io. Qui non c'è finzione. Lisa, come ti senti? Ma io mi sento benissimo, lui poi è bravissimo, è molto eccitante la cosa, davvero bravo. Spero che non intervenga nessuna, beh non mi sembra che sia un... Però la partecipazione emotiva di Peppe Fetish, la sua totale immedesimazione, il suo transfert antropologico nell'essere un tutt'uno con quello che sta facendo, è davvero un grande... maestro della... complimenti, è un genio, ecco. Allora attenzione, se qualcuno del pubblico vuole fare delle domande, lo dica fuori onda, se vuole dire qualcosa, qualsiasi cosa, può anche... Se volete, ditemi, suggeritemi qualcosa da dire, se volete, perché è una... Ecco, adesso passiamo all'altro piede. Ecco, benissimo. Grazie alla regia che... Arricci. Ecco. Guardate che... Oh, è tarda notte, anche per questo io sono un po'... Però realmente non è che arriva qua la buon costume, qualcosa non... No. Peppe, ti meriti tutto l'onore, tu sei un esempio. Grazie. Internazionale. Tu dimostri che in Italia è ancora possibile godere come si vuole. Posso dire una cosa? Sì, certo. Volevo dire semplicemente che il fetish è un'arte che non tutti sanno praticare, quindi è una pratica tra virgolette sessuale. Per pochi, quindi per le persone che lo sanno fare e che lo apprezzano, e quindi da apprezzare anche quello che sta facendo lui questa sera davanti a tutti. Esatto, allora hai colto, io perché purtroppo Lisa era in un momento un po' così sibaritico mio, però effettivamente un applauso per Peppe, un applauso perché davanti, ecco. Peppe si è eccitato, vedete? Ma cosa si capisce che sei eccitato, Peppe? Scusami. Guardate che bestione. Sei un grande, Peppe. Grazie. No, ma guardate che... Bravo, perché hai davanti a tutti quello che volevo io. Quello che volevo io davanti a tutta la gente. Però lì si è detto cosa molto importante. Ecco. Guardate. Torno un attimo qua. Allora, il feticismo non è per tutti, effettivamente. Quindi è un discorso iniziatico, anche difficile. Ma sei soddisfatto, Peppe? Sono soddisfatto, mi sono fermato perché vabbè, penso che l'intervista debba finire, però certo, se dopo vogliamo continuare io sono ancora poi qui. Poi andiamo in spiaggia qui a Napoli, io cosa volete che vi dica, sono felicissimo di aver archiviato questo momento, penso che la libertà non abbia prezzo, penso che tu sia veramente un filosofo del piede, e penso soprattutto che... ti meriti un posto anche nella storia d'Italia. La vedo così, quindi complimenti. Ma sei veramente soddisfatto? Sì? Mi fai una canzone che sei soddisfatto? Ho bisogno di piedi, per Dio,
perché se no sto male, un'overdose di piedi. Non sappia adesso io che cosa dico, scegliendo te un piede per amico, ma il mio destino è vivere i piedi che siano tutti i giorni sconosciuti. Allora, ecco, dal pubblico c'è una domanda, sentiamo, se, se puoi alzare la voce e poi la ripeto io. Allora, chiede il nostro amico di Napoli, tra il piede destro e il sinistro c'è differenza? No, non c'è differenza, io li faccio sempre tutti e due. I piedi sono due e li devo leccare tutti e due. Grazie. Altre domande? Lisa, dimmi... Voglio dire che questa è stata tutta una leccata gratis, lei mi ha fatto fare gratis, io non ho pagato niente. No, no, infatti, ma è perché giustamente... Però io in genere le ragazze le pago. No, allora, sai perché? Attenzione, sì. Non ci sarebbe prezzo per Lisa, perché cioè, però lei l'ha fatto perché lo fa come messaggio, certo. Messaggio etico e civile. Brevemente ancora il tariffario qual è? Lo diciamo per il pubblico. Tu quanto sei disposto a pagare? 30 euro se mi fanno leccare i piedi, se me li fanno solo dorare 20 euro. Allora, le ragazze qui presenti, volete guadagnare qualche soldo? Faccio. 30 euro e 20 euro. Sì. Però è tanto, comunque. Vabbè, ma io non posso... Io prendo... Vabbè, io specificavo, io prendo un po' di pensione. Non è che... Fossi ricco io pagherei anche di più, perché i piedi valgono, i piedi meritano. Però io quello posso offrire. Ma è giustissimo, perché tu soddisfi un tuo piacere e la ragazza può anche, magari una che ha bisogno di avere qualche liquidità, accetta di farlo. E comunque fa parte della tua partecipazione. Allora, grazie alla regia, termina qui la puntata. Peppe, volevi di aggiungere qualcosa? No, nulla, volevo dire che quello che dice Peppe è giusto. Sicuramente troverai anche ragazze che secondo me se lo faranno fare gratis, perché alla fine è un piacere farsi leccare i piedi, soprattutto da te che sei bravissimo. E quindi spero anche questo per te, grazie. Guarda, veramente. Sono per la libertà sessuale, lo dico sempre, e bisogna esprimerla nel migliore dei modi, sempre con la testa però. Grazie Elisa Torrisi, Andrea Di Preri, grazie a voi. Io delle volte rimango anch'io sospeso perché... Allibito, grazie all'amico. Sei assunto come suggeritore. Però devo dire una cosa, Peppe, fammi la danza finale. Poi ho visto lampeggiare un cellulare, vabbè. Fammi un balletto. Alziamoci tutti i piedi, dai. Attenzione. Bravo Peppe! È la dance! Bravo! Ma neanche in Spagna, neanche a Barcellona! Complimenti Peppe Fetis, Andrea Di Presa Torrisi, grazie a voi, grazie a Napoli, grazie a tutti gli italiani, grazie a quelli, agli italiani che sono nel mondo, grazie. Ciao.